Un buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di sanità perché sono in arrivo nuove assunzioni nelle ASL abruzzesi. Lo ha confermato ai nostri microfoni l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, che ascoltiamo. Assessore, allora arriveranno nuove assunzioni prestissimo nelle ASL abruzzesi? Sì, ieri ho riunito in un tavolo qui in assessorato tutti i direttori delle aziende, i quali hanno presentato questa richiesta di uno stralcio in base al piano del fabbisogno che loro hanno già presentato del 2019-21 e quindi per continuare l'attività assistenziale per rimanere nei LEA ho dato la possibilità a questi direttori di poter prendere, assumere a tempo indeterminato il personale di cui loro hanno fatto richiesta. Recentemente hai incontrato anche i manager delle varie ASL? Sì, ho girato nelle varie ASL, ho ascoltato sia quelli che erano prevalentemente i bisogni, quindi dobbiamo dare delle priorità. Le priorità si rivolgeranno specialmente in una nuova legge che sto preparando per le liste di attesa e anche per ridurre la spesa farmaceutica. Assessore, parlando invece degli ospedali di secondo livello, se li vogliamo chiamare così, gli ospedali minori, qual è la situazione? Perché da Roma sembra che continuino a chiedere la chiusura del punto nascita, per esempio, di Sulmona. Ma anche questo io porterò un tavolo sul tavolo romano delle richieste, le richieste che si basano sia sulla condizione orografica della nostra regione, quindi della nostra popolazione, farò presente delle criticità e quindi spero che sul tavolo romano di trovare una risposta che dia l'assistenza giusta e appropriata ai nostri cittadini. Parliamo di trasporti adesso, i soldi per sistemare i viadotti della A24 e della A25 ci sono, me l'ho assicurato questa mattina il ministro Tria, non ci sarà necessità di un ulteriore decreto, lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli nel corso del sopralluogo effettuato questa mattina sotto il viadotto Macchia Maura della A25 nel comune di Bugnara, che poi ha anche parlato dell'operazione di controllo dei viadotti che sta portando avanti il Ministero. Ascoltiamo proprio le parole del Ministro Toninelli. Stiamo cambiando completamente il modello di verifica della sicurezza che portano avanti, perché ricordatevi che per legge sono i concessionari ad avere l'esclusiva responsabilità della manutenzione ordinaria e straordinaria della tenuta in sicurezza delle infrastrutture che hanno in concessione, e voi sapete, per tanti decenni dallo Stato. Poche settimane fa eravamo invece su un altro viadotto, sul viadotto di Colle Castino, a fare un'altra verifica, sempre nello stesso principio. E noi abbiamo i risultati che sono stati già ufficializzati il 28 marzo ultimo scorso dall'Università La Sapienza, e sinteticamente questi risultati mettono in evidenza due cose. Uno, che il grado di approssimazione, diciamo, delle valutazioni fatte inizialmente dalla società concessionaria era da rivedere. E due, che la struttura ha raggiunto l'85% del carico di prova, ha creato una fessura. Questa circostanza ci ha spinto ovviamente a sospendere la prova, perché non si poteva ovviamente andare a sollecitare ulteriormente la struttura. L'obiettivo di questi rilievi porterà alla caratterizzazione intanto dei materiali e poi a creare anche in questo caso un modello di risposta sismica della struttura correlato con il grado di ammaloramento delle strutture stesse, in modo da poterlo utilizzare questo modello poi nelle verifiche sismiche. Ci spostiamo a Pescara adesso, dove ci sta la visita presso il Palazzo della Provincia dell'ambasciatore di Giordania Faciz Curi, che è stato ricevuto dal presidente Antonio Zafferi e da molti sindaci dei comuni del pescarese. Presidente Zafferi, oggi è una giornata importante per la provincia di Pescara con la visita dell'ambasciatore di Giordania. Certo, una visita molto molto importante. Noi siamo onorati di accogliere Sua Eccellenza Faiz Kour, ambasciatore di Giordania in Italia, e siamo molto molto orgogliosi di far conoscere la nostra provincia, le nostre peculiarità e le nostre eccellenze del nostro territorio. Provincia di Pescara che vuole espandersi al di là dei confini regionali e nazionali in questo caso.
Penso proprio di sì, perché noi abbiamo questo compito, le istituzioni hanno il compito di promuovere, valorizzare i propri territori e promuovere i propri territori. Vogliamo chiedere anche tramite l'interprete al signor ambasciatore l'importanza di questa visita a Pescara. My visit here is part of being an ambassador to my country in Italy. La mia visita a Pescara è parte della mia attività di ambasciatore in Italia, paese che sto visitando per cercare di sviluppare relazioni economiche, culturali e umane tra Giordania ed Italia. Nazioni differenti, ma come dimostra Pescara, simili per diversi aspetti. Spero che questo sia l'inizio di una eccellente collaborazione per il futuro. Il governatore della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, si dice preoccupato della riforma sulle autonomie che il governo, soprattutto la Lega, vogliono attuare. Oggi c'è stato un incontro a Roma tra i presidenti delle regioni e la ministra Stefani. Il servizio di Samuele Mucci. L'autonomia differenziata delle regioni rischia di essere una secessione dei ricchi a svantaggio dei più poveri. Il presidente della giunta regionale, Marco Marsiglio, davanti alla platea della sala conferenza della CNA di Pescara, ieri pomeriggio, ha espresso tutte le sue perplessità per il percorso del federalismo fiscale che la Lega, a livello nazionale, sta spingendo fortemente sotto la pressione di alcune regioni del nord Italia, Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. Con la riforma delle autonomie differenziate, previsto dal terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, spiega il governatore, verrebbe meno il principio costituzionale della coesione nazionale e della solidarietà fra le parti deboli e ricche del Paese. Le perplessità del governatore abruzzese sono state rappresentate anche alla ministra per gli affari regionali Erika Stefani, in un incontro chiesto e ottenuto a Roma. Nel frattempo, l'incontro di ieri alla CNA, con il confronto tra Marsiglio, il direttore della CNA Graziano Di Costanzo e l'economista Gianfranco Viesti, dell'Università di Bari, ha analizzato l'impatto che questa riforma avrà sulle imprese a partire dal sistema di appalto delle infrastrutture e della loro gestione, ma anche sull'erogazione dei fondi destinati al sostegno delle aziende. Secondo Viesti, le imprese devono chiedere al governo la massima chiarezza sui reali contenuti della riforma. Infatti, al momento, non esistono testi ufficiali, ma soltanto bozze ufficiose. Al momento, ha spiegato ancora Viesti, seguendo le indiscrezioni, cambierebbe molto rispetto al rapporto odierno fra Stato e Regioni, perché tutti i grandi servizi pubblici nazionali verrebbero spezzettati: scuola, politica dei beni culturali, ambiente, paesaggio e politiche infrastrutturali. È per questo che l'Abruzzo e molte regioni del centro e del sud Italia stanno invocando una maggiore concertazione al governo. Anche personaggi dello spettacolo si sono prestati per sponsorizzare la mostra Lavori in corso per il decennale del sisma dell'Aquila. L'inaugurazione è il 5 aprile alle 18. Daniela Rosone. Il 5, 6 e 7 all'Aquila andate alla mostra Lavori in corso, perché serve per finanziare l'ospedale dell'Aquila. L'attore Giorgio Marchesi, protagonista tra l'altro di L'Aquila Grandi Speranze, l'attore di Avezzano Lino Guanciale, ma anche Emanuele Arcuri, Valentina Lodovini, l'ex capitano dell'Inter Zanetti, ma anche campioni locali come l'ex neroverde Maurizio Zaffiri, l'allenatore dell'Italia Rugby femminile di Gian Domenico, l'indimenticabile calciatore rossoblu Vincenzo Lanotte, lo chef William Zonfa, ma anche gli artisti locali come Annelisa Andreoli e Simone Cocciglia e tanti altri, volti che si sono prestati in maniera completamente gratuita per sponsorizzare la mostra Lavori in corso, che sarà inaugurata all'Aquila il 5 aprile alle 18, per restare aperta anche il 6 e il 7 nei locali del corso ex Unicredit. I fotografi sono Daniele Di Benedetto e Graziano Iacoboni, aquilani d'adozione, in forza al 9° reggimento alpini. Accanto al titolo della mostra le parole passato, presente e futuro, perché la mostra già fu portata in centro 5 anni fa. Oggi ripercorrerà invece i cambiamenti della città in 10 anni e guarderà il futuro grazie al coinvolgimento degli alunni delle scuole Mazzini Patini, che hanno partecipato con il progetto L'Amo, quindi la Vivo, completando loro stessi l'esposizione fotografica. L'intento è come sempre benefico, perché i proventi di chi vorrà lasciare qualcosa alla mostra andranno al reparto di neonatologia dell'ospedale. Per il progetto i genitori ci parlano, per offrire supporto psicologico ai genitori dei bimbi nati pretermine nel periodo di degenza del reparto. È partita intanto la grande corsa di assomilitari per la prima Bike Endurance, che da Cuneo arriverà all'Aquila percorrendo 1000 km in
28 giorni e che si unirà alla mostra all'Aquila per supportare l'intento solidale. Gli allestimenti della mostra vengono curati dall'associazione Coppito Cuore Anima. Ci saranno anche altri artisti che esporranno le loro opere. Grandi Speranze, una fiction che parla del dolore e della rinascita dell'Aquila, in onda su Rai 1 il prossimo 16 aprile. Vediamo. Arriva su Rai 1 l'Aquila Grandi Speranze. È una coproduzione fiction Rai che vede il nome di grandi attori come Donatella Finocchiaro, Giorgio Tirabassi, Giorgio Marchesi, Luca Barbareschi e la partecipazione di Valentina Ludovini e molti altri. Una serie TV in 6 puntate create da Stefano Grasso e diretta da Marco Risi, in onda in prima visione su Rai 1 da martedì 16 aprile alle ore 21:25. Per me è stata la prima volta di un film così lungo e poi girato qui in questa città quando ancora, anche se erano passati 7 anni dal terremoto, c'erano ancora tante cose da rimettere a posto, quindi l'incontro con le persone, i ragazzini del film che sono tutti aquilani, i piccoli tranne 3 di Roma che hanno fatto gli attori con una grandissima voglia, determinazione, emozione, tutto, ogni giorno succedeva qualche cosa per cui veniva voglia sempre di più di andare avanti. Sono state tante settimane di ripresa, ma io posso dire, avendo anche una certa età, che non mi sono mai stancato, perché è sempre stato molto, molto forte, e proprio questa emozione che si sentiva di girare in quei posti, abbiamo girato in quella scuola bombardata, in tanti quartieri disastrati, nelle New Town, nei MAP, abbiamo girato dappertutto nella città ed è stato sempre veramente molto, molto stimolante, molto bello. Io ero venuto qui la prima volta 1 anno e mezzo dopo il terremoto, quindi nel 2010, nel settembre-ottobre, esattamente quando si svolge la serie. E camminando per questa città e sentendo soltanto il rumore dei miei passi, mi dicevo, anche un po' cinicamente, ma quello è il nostro lavoro, che sarebbe stato bello un giorno fare qualcosa in questa città, un film. Non immaginavo questo film, immaginavo un film di 1 ora e mezza. Una storia appassionante che vuole raccontare l'Aquila, la sua paura, il dolore, ma soprattutto si racconta come si possa continuare a vivere dopo aver vissuto la tragedia del terremoto che in una sola notte o addirittura in pochissimi secondi ha sconvolto radicalmente e cambiato un'intera città e tutta la sua popolazione. Ci spostiamo a Lanciano adesso, dove continua il botta e risposta tra il comune, appunto, di Lanciano e Vincenzo Serraiocco, gestore dell'impianto sportivo per le piscine Le Gemelle, alle quali è stata tagliata la fornitura di gas, provocandone di fatto la chiusura. Lo scontro potrebbe portare anche ad un contenzioso tra amministrazione e gestore delle piscine. Ascoltiamo il primo cittadino di Lanciano, Mario Pupillo. Un servizio d'eccellenza che Le Gemelle hanno sempre fornito e che vogliamo che continui sul nostro territorio. Stiamo valutando con i nostri tecnici e i nostri dirigenti ogni iniziativa per tutelare quello che è il nostro patrimonio, quello che è il giusto riconoscimento per i lavoratori e per l'utenza, che ovviamente molti di questa utenza hanno contratto anche abbonamenti e quindi stanno venendo meno a quello che è un impegno di un servizio, di un contratto. Quindi stiamo veramente sul pezzo, come si dice, e stiamo mettendo in atto tutte le iniziative che potrebbero anche, io non me lo auguro sinceramente che questo possa accadere, ma anche una revoca della convenzione. Ci sono già gli estremi o state studiando? Stiamo studiando, perché non è materia semplice, potrei dire che è una materia scivolosa, come si scivola spesso in piscina. Sappiamo quanto sia difficile poi, una volta entrati in un meccanismo di contenzioso giudiziario, trovare una soluzione a breve. Le persone non se ne accorgono, quando manca un servizio poi si vede quanto era importante per una città e per un territorio, perché le piscine gemelle hanno servito tutto il territorio frentano.
sono vicino a loro, capisco i loro problemi, sono sicuro che però con la buona volontà di tutti, soprattutto poi del gestore che dovrà onorare i suoi impegni, io spero e sono fiducioso di poter trovare una soluzione a breve. Il Centro Estero Abruzzo, in collaborazione con Unicredit, Federalberghi e Camera di Commercio Chieti Pescara, ha organizzato per oggi a Pescara un convegno dal titolo Turismo e Agricoltura per crescere in Abruzzo, nuovi scenari per lo sviluppo dell'export regionale. Un'occasione per discutere i nuovi trend di sviluppo dell'export in cui i prodotti agroalimentari diventano ambasciatori del territorio nel mondo ed incentivano una curiosità crescente verso la regione verde d'Europa. Oggi in Camera di Commercio a Pescara si parla di turismo, di agricoltura e di export, si punta anche sull'agricoltura per aumentare l'export della nostra regione, Legnini. Oggi c'è un importante focus sul binomio agricoltura-turismo, su come diversificare le attività agricole e quindi integrando il reddito attraverso l'apertura al turismo e dall'altro lato come destagionalizzare sempre di più le attività turistiche che soprattutto in questa regione sono concentrate in particolar modo nella stagione estiva balneare e in quella quella invernale. D'altronde parliamo sempre e diciamo sempre che la nostra regione ha questa peculiarità del mare e della montagna così vicini, ma non dimentichiamoci che tra il mare e la montagna c'è una bellissima collina che può assolutamente e deve essere valorizzata. Si può dire che l'Abruzzo deve essere ancora più valorizzato per quanto concerne le sue bellezze. Molti dicono un Abruzzo che non si conosce fino in fondo, non solo in Italia ma anche fuori dai confini nazionali. È così secondo lei? Proprio questo ci dicono i dati. Ad esempio c'è una presenza di stranieri inferiore alla media italiana, ma che intervistati danno un giudizio molto positivo della loro esperienza di presenza nell'Abruzzo. Chiaramente il trinomio paesaggio territorio con l'agricoltura e con il turismo sono fondamentali, quindi bisogna lavorare in una maniera coordinata che valorizzi tutti gli aspetti. Incontro ieri mattina a Pescara tra l'assessore regionale Mauro Febbo e i titolari dei bed and breakfast abruzzesi per approfondire le questioni sollevate in merito alla corretta applicazione dell'atto di indirizzo approvato per la somministrazione delle colazioni nei B&B e condividere una proposta risolutiva che tenga conto delle diverse esigenze emerse. Assessore Febbo, ieri c'è stato un importante incontro in provincia Pescara per parlare della situazione dei bed and breakfast nella nostra regione. Gli operatori sono preoccupati per il futuro. Qual è la situazione? Ma premesso che gli B&B sono una risorsa, per cui gli operatori non devono essere preoccupati. Gli è stata calata giù a fine legislatura, all'improvviso, una delibera che ha suscitato diverse perplessità, non condivisa, non discussa, ma soprattutto che non è molto chiara nell'indicazione di alcune problematicità, quindi abbiamo chiarito che non c'è bisogno di partita IVA come la legge dice, non c'è bisogno di HACCP, c'è bisogno solamente per chi vuol manipolare, per chi vuol fornire la colazione fatta anche magari prodotta, bisogna fornire un semplice stampato che peraltro adesso metteremo noi a disposizione, quindi chiariamo, snelliamo le procedure, faremo un'altra, dopo l'incontro abbiamo preso atto di ciò che ci hanno comunicato, modificheremo quella delibera, la rimanderemo, avremo un confronto costante con la categoria. Ripeto che svolge un ruolo importante, però sempre nel rispetto poi di quelle che sono le norme, soprattutto quelle che sono le norme igieniche. La FIDAS, Federazione Italiana Donatori di Sangue, compie 60 anni e festeggia in Piazza Martiri a Teramo con autorità, studenti e tanta musica. All'evento hanno partecipato anche due camper attrezzati per alcuni screening medici in collaborazione con il Rotary e il Centro Trasfusionale dell'ASL di Teramo, a servizio di Tania Bonnici Castelli.
La donazione di sangue diventa una festa con musica e giochi per gli studenti teramani. In Piazza Martiri la FIDAS ha celebrato con loro i suoi 60 anni di attività, un lungo filo rosso di solidarietà che ha attraversato più di mezzo secolo. La FIDAS è un filo rosso lungo 60 anni. Voi come operate sul territorio? Noi siamo presenti ovunque, cerchiamo di essere presenti in tutte le piazze, in tutti gli eventi sportivi, gastronomici e soprattutto nelle scuole. Noi siamo presenti nelle scuole, iniziamo a settembre. Fin tanto che i dirigenti scolastici ci permettono, noi facciamo la promozione appunto nelle scuole, nelle scuole superiori, ma da quest'anno abbiamo cominciato anche nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. E come rispondono i bambini e i ragazzi? Guarda, molto bene. Quest'anno tra l'altro tra un po' premieremo i vincitori di un concorso che abbiamo indetto a promozione a scuola di Dono e devo dire che sono molto interessati. Quando andiamo nelle scuole ci fanno tante domande, forse fanno più domande i piccoli che i grandi. Accanto al camper della FIDAS in Piazza Martiri c'era anche quello messo a disposizione dal Rotary Club di Teramo, attrezzato per screening medici in collaborazione con il servizio di medicina trasfusionale dell'ASL di Teramo. Si dona di più? Si dona meglio, io direi, si dona di più e meglio. Noi contiamo moltissimo sui giovani che ci stanno dando delle risposte estremamente interessanti e soprattutto ci fanno queste iniezioni di entusiasmo, di voglia di continuare ad andare avanti, di crederci fortemente come oggi in piazza tutti questi giovani. Ci saranno tanti futuri donatori perché oggi i ragazzi hanno molta più possibilità di informarsi su internet, quindi di conoscere meglio l'argomento e quindi al di là delle nostre parole, della dimostrazione della nostra volontà di metterci a disposizione, c'è la loro volontà di conoscenza, questo è di approfondimento, questo è straordinario. Una festa di compleanno ben riuscita, quella della Federazione Italiana Donatori di Sangue a Teramo, partecipata da tanti giovani, benedetta dal Vescovo Leuzzi e dal Sindaco D'Alberto. 60 anni portati alla grande. E adesso apriamo la pagina di sport, ovviamente partiamo con la Serie B perché sono punti pesanti quelli in palio questa sera nel posticipo del turno infrasettimanale del campionato cadetto. Pescara e Palermo si sfidano all'Adriatico Cornacchia e non possono permettersi passi falsi, in particolare i biancazzurri vogliono superare la recente mini striscia negativa di risultati. Fischio d'inizio alle ore 21, il servizio di presentazione di Andrea Costantini. Il posticipo dell'Adriatico Cornacchia chiuderà la 31ª giornata di Serie B. Pescara-Palermo è una gara molto delicata per entrambe le compagini. I biancazzurri devono ritrovare quei punti per proteggere la zona playoff. La vittoria dello Spezia ieri al photo finish mette pressione al Delfino. D'altro canto il Palermo deve tenere il ritmo del Lecce in campo dalle 19 contro il Cosenza, coi salentini che hanno l'opportunità di agguantare in vetta il Brescia. Come anticipato ieri vanno verso il ritorno dal primo minuto Balzano, Del Grosso, Monachello e Gravion, Brugman di nuovo in cabina di regia. Resta il dubbio modulo, Pillon ha anche provato la difesa 3 con l'inserimento di Perrotta, nel caso in avanti Monachello e Mancuso. La soluzione più probabile resta però coi tre davanti e allora Perrotta in panchina e potrebbe scattare l'ora per la prima da titolare di Del Sole. Palermo in emergenza, senza 6 giocatori tra infortuni e squalifiche e con Murawski recuperato solo per la panchina, difesa inedita con Pirrello e Sciminski e attacco affidato a Puskas e Moreo col sostegno di Trajkovski. Fischio d'inizio alle ore 21 con la direzione di Nasca della sezione di Bari. Con l'arbitro pugliese, Pescara e Palermo finora hanno un bilancio lusinghiero. Per i biancazzurri 7 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, con l'unico precedente stagionale risalente allo scorso 25 settembre, successo 2-1 sul Crotone. Per i siciliani 3 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta. In questa stagione pareggio 2-2 al Barbera contro la Cremonese alla seconda giornata. Circa i precedenti nei vari campionati tra Pescara e Palermo, i rosanero sono in chiaro vantaggio con 17 vittorie, 19 pareggi e 8 KO, ma all'Adriatico Cornacchia è il Pescara a menare le danze, avendo conquistato tra le mura amiche tutte le 8 vittorie sul Palermo. L'ultima volta in Serie A, il 22 maggio di 2 anni fa, 2-0 targato Muric e Mitrizza. Nello scorso campionato cadetto, l'ultimo dei 9 pareggi in terra abruzzese, 2-2 coi gol di Capone e Brugman per i biancazzurri, Ciocev e Nestorowski per il Palermo. Ultima delle 4 vittorie in Abruzzo dei rosanero risalente al 22 marzo 2014, un successo grandi firme coi centri di Paolo Dybala e del Gallo Belotti, nel mezzo momentaneo pari di Mascara.
Scendiamo in Serie C adesso, dove ci sono cambiamenti per quanto riguarda le retrocessioni in Serie D, ma non solo. Le squadre che abbandoneranno il professionismo saranno 5, ma non sono le uniche novità venute fuori dall'assise di ieri pomeriggio. Il servizio. In Serie C le retrocessioni diminuiscono, passando a 5 dalle 9 prospettate d'inizio anno, e cambiano anche parzialmente i criteri di individuazione delle formazioni che dovranno abbandonare il mondo del professionismo. In una stagione partita non proprio sotto i migliori auspici e proseguita anche peggio, come ha sottolineato il presidente della terza serie Francesco Ghirelli, le candidate in corso d'opera da 9 erano già diventate 7 per effetto delle esclusioni di Matera e Propiacenza, quest'ultima esclusa d'Imperio dopo l'orribile messa in scena col Cuneo. Nel Girone B, l'unico a 20 squadre dove è presente il Teramo, non cambia nulla, prevista una retrocessione diretta e un play-out tra la penultima e la terzultima. Se tra le due ci sono più di 8 punti di differenza, la retrocessione della penultima però è diretta. Nei gironi A e C invece non è prevista la retrocessione diretta, a meno che non vi siano più di 8 punti di distacco, ma un play-out dell'ultima classificata contro la penultima di ciascun girone. Le perdenti retrocedono, mentre le vincenti dei play-out dei due gironi si scontrano tra di loro. La perdente di questo incontro retrocede in Serie D. Per il Diavolo dunque nessun cambiamento, da evitare gli ultimi 3 posti, e le prossime partite potrebbero dare la certezza ai biancorossi di Maurizi di avere una fine di campionato da vivere senza patemi. Altro tema del consiglio di ieri è quello che ha visto la nascita di una blacklist, tema approvato all'unanimità, con delle modifiche al regolamento in materia di partecipazioni societarie. Questa lista nera impedisce di acquistare una società a quei soggetti che negli ultimi 5 anni abbiano ricoperto il ruolo di socio, amministratore o dirigente con poteri di rappresentanza in ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC. Inoltre, dalla prossima stagione si dimezzerà da 4 a 2 il numero delle gare che è possibile disertare prima di essere esclusi dal campionato, il tutto verso regole più stringenti che, almeno nelle intenzioni, dovrebbero dare maggiori garanzie di stabilità a campionati spesso rivisti e rimodulati in corso d'opera come quest'anno. Nulla da fare invece per quanto riguarda la proposta lanciata sempre dallo stesso Ghirelli di riammettere in 5 i club virtuosi ma retrocessi. Lo stop è arrivato poche ore dopo con il presidente della LND Sibilia. È apprezzabile l'intento del presidente Ghirelli, ha detto Sibilia, nel voler tutelare gli interessi dei club virtuosi della Lega Pro, ma anche quelli della Lega Nazionale dilettanti devono avere analoga considerazione. Peraltro abbiamo già da tempo programmato lo svolgimento dei play-off ed arrivati a questo punto della stagione non è oggettivamente possibile tornare indietro, anche in considerazione dei grandi sacrifici compiuti dalle nostre società in un campionato impegnativo come la Serie D. Rimaniamo in Serie C perché domenica il Teramo al Bonolis ha l'opportunità di blindare la salvezza contro il Vicenza, ma le ultime uscite in casa non hanno dato i risultati sperati. Adesso il Diavolo vuole invertire questo trend, come ammette anche il centravanti biancorosso Claudio Sparacello. Sì, sicuramente se domenica vinciamo abbiamo fatto un grande passo verso la salvezza. Abbiamo cominciato già a lavorare da oggi in vista di domenica, dobbiamo scendere in campo domenica con l'atteggiamento diverso da quello che abbiamo avuto nelle ultime partite in casa, e dobbiamo avere quello che magari abbiamo avuto nelle ultime partite fuori casa, che ci ha contraddistinto. Quindi domenica penso che la partita è una partita fondamentale da vincere a tutti i costi, e cercheremo di farlo. Io sono una punta, però ho delle caratteristiche un po' particolari. A me piace giocare sia a due che a una punta, non ho delle preferenze, ma non so dirti perché. Ti ringrazio, però penso che comunque sia la squadra ha fatto una grande partita, ha fatto una partita di sacrificio, perché penso che comunque sia la prestazione singola viene fuori se la squadra va bene. Un giocatore non può determinare da solo, quindi penso che tutta la squadra ha fatto una grande partita. Serve concentrazione e determinazione, sicuramente dobbiamo scendere in campo con lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto nelle partite fuori casa, che secondo me farà la differenza. Sono sicuro che domenica la squadra farà una grande partita. È una squadra molto forte, costruita per vincere, però non dobbiamo trovare degli alibi. È una squadra forte, sì, però vengono qui e non deve essere facile per nessuno. Ci tengo a sottolineare che spero che domenica di vedere un po' di gente allo stadio, perché per noi l'aiuto dei nostri tifosi è veramente, veramente importante, perché quando ci sono, si fanno sentire, ci danno veramente una grande mano.
Sì, sì, come ho detto, è una squadra costruita per vincere, una squadra molto forte, però il campionato di Lega Pro è un campionato molto strano, vinci con la prima, perdi con l'ultima, è un campionato molto altalenante, quindi sì, mi aspettavo di vederla nelle prime posizioni, però è lì. E questo era anche il nostro ultimo servizio. Prima di chiudere vi ricordo che tutti i nostri contributi sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito www.tv6.it. Il prossimo aggiornamento alle ore 19. Io per il momento vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.